Grazie, adesso do la parola a Roberto Accornero di United Artists for Animals, che è una realtà nata da poco, a Torino, ma che grazie a Rosalba Nattero testimonia che anche nel mondo degli artisti c'è chi appoggia la causa animalista. Sì, la cosa più importante è comunicare, come ha detto la persona che mi ha preceduto. Qui siamo tutti d'accordo sulle stanze, quindi il problema è come fare uscire, come sensibilizzare, come far pensare, come far riflettere le persone e andare contro il mainstream, che in effetti è verissimo, che chi ha in mano l'informazione, in mano il potere, il denaro, e non è una cosa nostra. Questo avviene a tutti i livelli, anche per quanto riguarda noi, altri tipi di animali, noi bipedi, e quindi è sempre quello. E quindi invito, le strategie che possiamo fare sono quelle di parlare con i nostri vicini, con quelli che non la pensano come noi, ascoltarli e parlare e usare magari in modo un po' più intelligente, mirato e ponderato e questi diffusissimi mezzi social che sono inquinati molto spesso da notizie non vere, notizie non, insomma, un po' superficiali. Quindi se si usasse con più attenzione tutte le possibilità che abbiamo di comunicare in modo più concentrato e ci fosse anche più una parte di ascolto, le notizie potrebbero circolare e non rimanere nell'ambito dei gruppi come siamo noi. L'iniziativa di Rosalba, una delle tante iniziative, quella di unire degli artisti, ha dato un'ulteriore visibilità e bisogna cercare di fare tutte queste cose, cioè ognuno fa quello che può, però essere documentati, ferrati, studiare e avere sempre gli argomenti per rispondere quando subisci delle contestazioni oppure sei vittima della superficialità, perché è più facile non occuparsi, sono problemi che disturbano. Sono problemi che disturbano perché se ci pensiamo ci stiamo male e non ci vuole molto a capire che è doloroso, che cos'è il dolore, non lo devi spiegare, si fa prima a farsi raccontare delle balle e noi dobbiamo con pazienza continuare a smontare queste balle e cercare di aumentare e di mantenere insomma, il tiro alto. Grazie. Grazie davvero a Roberto.